Allora molla un po' gli ormeggi e parti per un viaggio insieme a noi. Per divertirsi come i matti, per diluarsi nella notte. Stasera percorreremo un lungo viaggio che abbiamo vissuto in queste 3 settimane e 2 giorni. Ci saranno tanti balli, ma anche dei giochi per accumulare gli ultimi punti. Perché stasera diremo anche chi ha vinto questo Grass 2016. Vero, vero, vedo qualcosa, vedo qualcosa. Fatto, sì, ci siamo finalmente arrivati. Che bello! Che bello, non vedevo l'ora. Scusate, ma voi due chi siete? Come chi siamo noi? Ma chi sei tu? Attento, attento, secondo me ci vuole rubare il tesoro. Ma non pensarci nemmeno. Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare fino qui. Ma di cosa state parlando? Ma tesoro, io stavo appena iniziato a presentare la serata e poi mi avete già interrotto. Cosa volete? Serata finale? Grest? Ma che lingua parla questa qui? Gianni, ma sei sicuro che siamo nel posto giusto? Perché... Ma certo che ne sono sicuro. Ma non mi sembra la landa desolata che dovevamo trovare, Come? Tu non ti fidi? Sono il miglior pilota in circolazione. Tutti mi vogliono, tutti mi cercano per le loro avventure. Siamo finalmente arrivati nella terra del tesoro. Guarda qua quanti piccoli surricati che ci sono. Siamo finalmente arrivati in Australia! In Australia! Mi sa che avete sbagliato leggermente la rotta. Siamo a Pizzighettone, non in Australia. No, davvero, no, aspetta. Giuro, davvero, bambini, siamo a Pizzighettone. Gianni, hai guardato la mappa al contrario. Ma no, e adesso come ci arriviamo in Australia? È tempo che ci arriviamo con quella mongolfiera qua con cui siamo arrivati. Ciao, ci ha già rubato il tesoro. Scusami tanto, vero, è stata una svista. Vorrà dire che il titolo di miglior pilota quest'anno me lo tolgono. Basta, ho deciso, mi do in pasto questi piccoli surricati. Addio mondo. Ma no, ma dai, non farle esagerato. Dai, dai, non esageriamo. Ormai siete capitati qui, il Grest di quest'anno era il tema, era il viaggio. Vi va di fermarsi qua con noi? Che ne dici, vero? Ci fermiamo? Vabbè, tanto che siamo qua, tanto il tesoro l'abbiamo già perso, cioè... Dai, noi accettiamo sempre dei nuovi amici. Infatti, se volete proprio entrare nel clima giusto, noi di solito balliamo. E balliamo tutti insieme. E il ballo di quest'anno del nostro gruppo è il ballo del gruppone. Ballate con noi? Ah, sì, sì, sicuramente. Noi non rifiutiamo mai una sfida, giusto, vero? Giusto, Gianni! Thank you.
giro la tua testa e non vedo l'ora. Guarda. Brava. Onestamente, oltre a essere l'esploratore numero uno al mondo, sono anche il ballerino numero uno al mondo. Sì, vabbè, adesso non esageriamo. Numero uno, mica tanto. Dai, dai, ormai siete qui, io voglio sapere tutto sul vostro viaggio. Ma il primo indizio per il tesoro dove l'avete trovato? Dunque, eravamo su un'isola del mare Egeo, quando ad un tratto ci ha dato un messaggio una persona non bella quanto me, ovviamente. Sì, beh, non era esattamente la persona più bella del mondo, però era simpatico, eh. Era... Non lo so, se volete aiutarci, no, se magari qualcuno di questi piccoli suricati qua vuole aiutarci a scoprire chi era, si può fare. Direi proprio di sì, vediamo. Prendo quelli più piccoli, proprio sì, i suricati sì, più piccoli che esatto. Ci sono. Chiamo allora i bambini di prima e seconda con i loro animatori per il mini gioco. Un applauso. E ultimi, animatore dei rossi. Rosso. Bambina. Ok. Allora, bimbi, dobbiamo indovinare chi è questo personaggio che ha dato l'indizio a Veronica e a Gianni. Per farlo dovrete guardare un'immagine e farla indovinare al vostro animatore. Adesso facciamo una prova. Per esempio, prendiamo Giulia e Denise. Giulia si siede sulla sedia e Denise si mette davanti a lei e guarda l'immagine che c'è dietro. Ovviamente non si può dire il nome, devi però cercare di fargliela indovinare. Cosa le diresti? Beh, che cos'è? Prima di tutto. No, non dire il nome, però che cos'è? Un animale. Un animale. Poi cosa le diresti? Nuota. 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 No. Non è un pesce. No. Prova a descriverti come è fatto. È grande. Ha tanti denti. È una forma. È ciccione. Un ippopotamo. Giusto! Ok, questa era una prova, eh? Era una prova. Partiamo? Partono i rossi. Lozza e Rebecca. Pronti? Matteo, immagine numero uno. Come è fatto?
è grosso. Poi? È verde. È Hulk. Nella palude. Puzza. Il topo. No, ho capito. Chi è? No? Vediamo. Seconda immagine. È una strada. Una strada? È una strada. E pesci. Ti bisce. Ci sono disegnate le bici. Con le bici. Una strada con le bici. Disegnate le bici. Le bici biciclette. Le biciclette. La strada con le bici. Ciclabile. Pista ciclabile. Ok, bravi. Pronti con la terza immagine. Una faccia con i cuoricini. Una faccia con i cuoricini. Poi? Gialla. Faccia gialla? L'emoticon. È quella con la faccia con i cuori. Quindi? Quella di WhatsApp. Di tutta la parola giusta? Emoticon di WhatsApp. Come? Col cuore. Finisci la parola completa. Animatore, allora. Emoticon col cuore. Ma cosa fai tu? Mamma. Emoticon con cuoricini di WhatsApp. Ok. Questi animatori non sono mica tanto. È buia. Eh? È buia. È buia, è nella roccia. Ci vivevano gli uomini primitivi. La roccia. È una roccia. Buia, ci vivevano gli uomini primitivi, ha detto Denise. Cosa sarà mai, Giulia? Rocca. I bambini l'hanno già indovinata, immagine. Buia nella roccia. Ci sono anche pipistrelli. Con i pipistrelli ci vivevano gli uomini primitivi. La grotta. Giusto. Allora adesso il primo che indovina ha 50 punti, Dai, Berti! Poliferro! Berti! 50 punti ai Verdi! Bravi!
Sì, è vero, vero? Hai ancora il selfie che ci ma siamo certo, stati scattati? Ma certo, l'ho messo su Instagram, su Facebook, come, come blocco schermo di WhatsApp, del telefono con immagini di WhatsApp, l'ho messo pure su Twitter e l'ho messo dappertutto. Aspetta, guarda qui, papà. Guardalo che bello. Cioè, quello lì sarebbe Polipemo. Sì, ma è bruttissimo, ma chi è? Beh, ecco, non è esattamente un prototipo di bellezza tipico, però è simpatico, sembra un po' un orco, e poi tutte le ragazze del villaggio dicono che è bruttissimo, lo schifano, però è innamorato pazzo di Galatea, che è una signorina molto carina del villaggio sempre, e però non lo ricambia. Poverino. Lo vuole proprio? No, ogni volta che la vede gli vengono gli occhi, anzi, gli viene l'occhio a cuoricino. Vero, Gianni? Ah, diciamo che è proprio un Polifemo in love. Eh sì. Valigie, soltanto che non siamo mai riusciti a decifrarla perché c'erano tutti quei segnettini strani. Io non sono molto portato per le lingue, lui ancora meno, quindi non è che qualcuno qua potrebbe darci una mano? Sì, penso proprio che qualcuno ci possa dare una mano, però i pergamene sono cose da grandi, hanno bisogno di un aiuto. Posso farli aiutare da qualcuno? Ma certo.
Allora avrei bisogno di un bambino per squadra che vada a prendere il proprio genitore e che venga qui a fare il prossimo minigioco. Uno dei blu, uno dei gialli, uno dei rossi e uno dei verdi. Che non riescono proprio a decifrare. È rimasta incastrata nelle sabbie mobili dell'Egitto, tutta a pezzi. Quindi dovrete cercare di recuperare i pezzi della pergamena nascosti nelle sabbie mobili. Fanno un po' schifo queste sabbie mobili, ma tanto venite bendati, non sapete dove mettete le mani e voi siete contenti. Una volta che le mamme avranno trovato tutti i pezzi, insieme ai vostri figli per terra cercherete di ricomporre la pergamena. Chi la finisce prima mi leggerà il messaggio e se è corretto avrà vinto 50 punti per la propria squadra. Animatori, potete portare il tavolo? Prima, un attimo, prima li bendiamo. Gianni, è vero, li bendate. Così si divertono perché faranno ridere quando le facce schifate a mettere le mani nelle sabbie mobili. Si trovano. Manca l'ultima mamma. Allora, i bambini si possono sedere qua davanti e aspettare che la mamma trovi tutti i pezzi della pergamena. Possiamo far entrare il tavolo con le sabbie mobili? Un applauso intanto a queste mamme. Posizionatele davanti alla ciotola, le mamme. Adesso aspettate un attimo. Siete pronte? 3, 2, 1, via! Tutto. Tutti? William, aiuta la mamma a comporre il messaggio. Cosa diceva la frase di Cleo, della canzone di Cleo? Cosa diceva?
Rossi? Con Cleo? Mi hanno aiutato i bambini, eh? Sono, un motivo in più, tu con Cleo non ci si ferma. Giusto! 50 punti ai Rossi! Bravi tutti! Bravissimi! Un applauso ai bambini e alle loro mamme! No! Ragazzi, vi state sbagliando. Se avete visto un gatto in Egitto, di sicuro quello era Cleo. No. No, e adesso come facciamo? Guardate che Cleo non è un gatto come tutti gli altri, è un gatto parlante. No. Se l'aveste aiutato, di sicuro veniva qui, vi indicava la strada, non sareste capitati a Pizzighettone, ma di sicuro al posto del tesoro. Ma no, Cleo, quel gattaccio. Però vi devo dire una cosa, siete stati proprio fortunati. Cleo è stato da noi per tutte le settimane di Grest. Davvero? È stato qui, ci ha raccontato la storia tutti i giorni, un pezzettino alla volta. Ora non c'è più, se n'è andato, però ha lasciato tanti, ma dico davvero tanti, piccoli seguaci. Yeah.
speciale mi ha mandato un messaggio per voi. Chissà chi sarà mai. Un amico speciale, guardiamo. Sono Cleo, quella dell'Egitto. Volevo soltanto salutarvi e dirvi una piccola cosa. Il segreto che aiuterà voi e tutti gli esploratori del mondo. Voi dovete portare l'essenziale, come dice mio signore. E forse l'essenziale è che voi portate il cuore. Ciao a tutti. Questo Cleo è lui il gatto che avete visto, esatto, in Egitto. Era proprio lui. Ma Gianni, hai sentito che cosa ha detto? Forse Cleo ha proprio ragione. Quello che dobbiamo portare nel viaggio non è tutte quelle cose inutili, borraccia, mappa, così. La cosa più importante per viaggiare è portare il cuore. Esatto, vero. Più ragione. Qualcosa ti prenderà dentro, eh? E quindi abbiamo imparato anche noi questa cosa. Ormai durante il Crest, perché una canzone che abbiamo cantato sempre diceva proprio così, diceva che l'essenziale è che noi ci portiamo il cuore. Quindi i bambini di quinta elementare ci faranno vedere l'ultimo balletto. È meglio non portare uno spazzolino, via Costantino o la mappa del cammino. Porta l'essenziale, dici mio signore, forse l'essenziale che io porti il cuore. Non risponda a una domanda, dove si va? Perdi qua, il viaggio appena cominciato. Oh,
stazione, riaccendi il motore. Sarà meglio che partiamo anche noi per raggiungere quella benedettissima Australia. C'è soltanto un piccolino problema. Quella vecchia mongolfiera con cui siamo venuti è un po' messa maluccio, eh. Non so se ci regge fino a là, dobbiamo trovare un nuovo mezzo di trasporto. Cosa possiamo fare, Gianmarco? No, Vera, adesso come faremo a ripartire? Io, se volete, un'idea ce l'ho. Ah sì? Vi fidate? Sì, ci fidiamo. Ci fidiamo. Dovete sapere che tanti dei nostri piccoli suricati, come li chiami tu, Gianni, in questo Crest hanno costruito un mezzo di trasporto davvero speciale. È un treno. Un treno che però non può viaggiare da solo, ma può viaggiare solo con tanti amici, perché viaggiare tutti insieme è molto più divertente e molto più bello. Però prima di darvelo devo chiedere proprio il permesso al capotreno. Non posso lasciarvelo senza chiedergli il permesso. È proprio bello questo. Capotreno, ho bisogno della tua autorizzazione. Glielo lasciamo? Certo. Fare un viaggio insieme è molto più bello e più divertente. Oh, meno male. Oh, avete trovato il mezzo di trasporto. Qui a Pipighettone siamo generosi. Molto. 4 settimane ci abbiamo messo per farlo, però noi ve lo doniamo per tornare a casa. Siete davvero molto gentili. Poi questi piccoli suricati alla fin fine sono utili a qualcuno. Vabbè. Dai Gianmi, allora ripartiamo intanto che ci siamo. Aspetta un momento, prima di partire scattiamo un bel selfie con tutti loro. Un selfie, dai, va bene. Dai, come quello con Polifemo, così ce l'avete come ricordo. Siete stati in Egitto, sulle isole con Polifemo e anche qui a Pizzighettone. Pronti? Sulle mani Milano! Wow, davvero bellissimi. E adesso seconda stella a destra e poi dritti fino al mattino come Peter Pan. Andiamo. Ciao ciao ciao, dai, corri. Ciao Pince. Se ne sono andati, sono capitati qui e in un attimo se ne sono già andati. Loro hanno voluto un ricordo, una foto. Anche noi abbiamo fatto tante foto e ci teniamo a farvele vedere come ricordo di questo Crest. Qui la situazione non è molto molto semplice, non è molto semplice perché le squadre sono 4, giusto? Ci siamo, Seba, sei d'accordo? Sì. Le squadre sono 4 e ovviamente sapete che le squadre si mettono sempre in ordine gialli, rossi, verdi e blu. Quest'ordine però non è la classifica, o meglio, è la classifica al contrario, bravissimo, perché con 1370 punti arrivano quarti in questo Crest, per di qua 2016, oh, i gialli! Perché la classifica è ancora complicata, non so come dirvela, se dirvi prima la squadra vincitrice, no, però se vi dico la terza e la seconda e ve li devo dire insieme perché c'è un pari merito, quindi posso solo dirvi, o meglio posso cominciare a dirvi che i primi classificati hanno 1550 punti, quindi una bella valangata di roba, eh? Ovviamente sommando i punti di prima e seconda e dei punti dei ragazzi qui del San Luigi. Mentre i secondi classificati a pari merito hanno 1420 punti. Allora, se abbiamo la musichetta d'occasione, possiamo dire
Tanto se io dico una squadra che è la vincitrice, voi capite chi sono le altre due, giusto? Sì, ok, perfetto. Non ci abbiamo la musichetta d'eccezione. Ce l'abbiamo? Sì, vai, pronti. Con la musichetta d'eccezione. La musichetta quella delle grandi occasioni. Quella dei gesti importanti, degli europei, dei mondiali, con 1550 punti vince la squadra dei Verdi. Giustamente dei Verdi che hanno vinto questo Grass 2016, vi chiedo ancora qualche minuto di risedervi, bambini, grazie. Ci risediamo, Greta, forza, seduti un attimo. Non mi piace molto usarlo, anche perché fa questa voce un po' così, un po' metallica. Però stasera c'è tanta gente, questo è bello, ci sono tanti genitori, nonni, parenti, amici che sono voluti venire, hanno voluto festeggiare con noi la serata finale di questo Grest 2016. Allora, il nostro Grest è stato un viaggio lungo, corto, dipende dai punti di vista. Abbiamo cercato, come è stato ricordato più volte, di trovare la strada per la felicità, e vedendovi questa sera in mezzo ai vostri genitori comodamente seduto, credo che questa strada molti di voi, credo tutti, l'abbiano trovata. E se è stato possibile trovare questa strada, beh, innanzitutto dipende dai vostri genitori che vi hanno permesso di vivere questa esperienza. Quindi il mio primo grazie, ne ho qualcuno da dire, va a voi genitori, perché questo atto di fiducia, fatto nei confronti della parrocchia e dell'oratorio è qualcosa che permette, ragazzi, permette ogni volta di sognare, permette ogni volta di fare un viaggio, a prescindere che sia il tema del Grest o meno. E allora questo è molto importante, è stato importante per i vostri ragazzi, è stato importante anche per noi. Un viaggio che è stato accompagnato da tante persone, a volte nemmeno ce li immaginiamo. Allora provo, magari non mi ricordo tutti i nomi, a volte perché non me li ricordo perché sono vecchio, a volte perché sono tante persone e magari non le conosco tutte, ma qualche nome lo voglio fare. Allora io vorrei ringraziare davvero di cuore le signore che tutti i giorni in questo viaggio ci hanno fatto trovare pronto e apparecchiato, eh? E non solo perché il pasto arrivava dalla mensa, ma c'erano delle signore che tutti i giorni negli oratori ci preparavano da mangiare, ci servivano a tavola, ci confezionavano il tutto. Quindi a partire dalle veterane di qui, che sono Lucia, Mirangela, Emiglietta, che ringraziamo, ma ringrazio anche tutte le persone, tutte le mamme di Rogione che si sono alternate, sono molte di più, al Pier Giorgio Frassati, hanno un calendario ricco di turni. A loro vogliamo dire il nostro grazie, perché senza di voi questo Grest non sarebbe stato possibile. Così come non sarebbe stato possibile senza altre figure, anche qui altre mamme, altre signore, altre volontarie che a ogni gita, e quando siamo andati alle vele lo hanno fatto davvero molto presto, si sono trovate per preparare i panini, per tagliare il pane, per affettare i salumi, e qualcun altro anche per la merenda, il pomeriggio, addirittura oggi con la torta, che mi hanno detto era molto buona, avete gustato tutti. Quindi grazie anche a tutte le mamme che ci hanno
aiutato e sostenuto in questa attività. Però il nostro Grest quest'anno parlava proprio di viaggio, e allora all'interno del Grest un viaggio tutti i giorni lo facevamo proprio in tanti. Perché? Perché dalle nostre case, dalle nostre abitazioni arrivavamo nei nostri oratori, al Pier Giorgio Frassati o qui al San Luigi, qualcuno in macchina accompagnato da papà e mamma, qualcuno dei più grandi in bicicletta, qualcuno magari come Serena, adesso la bicicletta ha un po' paura ad usarla, e qua Serena c'è? Sì, dov'è? Dov'è che non la vedo? Dov'è? Facciamo un applauso, no, non Serena Sperlecchi, Serena l'animatrice, facciamo un applauso a Serena perché lei con la bicicletta ha avuto un piccolo incidente, però è tornata proprio per festeggiare con noi in questa serata finale. Ma ad accompagnare tantissimi di voi, soprattutto dei bambini più piccoli e soprattutto da Regona, Rogione e Gera, beh, c'erano i nostri pulmini gialli. Allora un ringraziamento a Gianmario, ad Alberto e al grandissimo Camillo, che oltre a fare, è un po' one man show, perché sapete bene, no? Pulmino, fotografie, video, poi tutti quelli che sono stati realizzati li troverete sul sito dell'oratorio nei prossimi giorni, anche quello di stasera. Ma volevo anche dire grazie in maniera un po' più formale, un po' più seria, a quelle persone che lavorano dietro le quinte. Il servizio Pulmini, così come tante altre attività, tanti altri inserimenti, sono stati possibili perché con l'ufficio servizi sociali, scuola del nostro comune c'è stata questa collaborazione. Quindi io voglio ringraziare, sono diverse persone, i responsabili e coloro che collaborano, Simona, Samantha e tutti gli altri che coordinano gli autisti, che gestiscono tante altre cose. Sono cose che non si vedono, ma sono cose preziose. Non è ancora finito? No, ce la facciamo però. Perché adesso arriviamo, non dico ai ringraziamenti importanti, perché sono tutti importanti, però sicuramente a chi in questo Grest ha sudato veramente tanto. Vorrei fare un ringraziamento particolare a Don Enrico e a Don Andrea, perché voi non li avete visti, ma in questo Grest hanno, facciamo un applauso un po' serio, oh grazie, perché voi non li avete visti, ma se in queste settimane io ero qui solitamente come una pallina del flipper tra un oratorio e l'altro, è perché loro messe, funerali, altre attività che riguardano la parrocchia le hanno sempre portate avanti senza farmi pesare, compreso oggi. Devo chiedere perdono soprattutto a Dio, perché nelle tante cose che ho fatto mi sono dimenticato della cosa più importante, celebrare l'Eucarestia. E chiedo scusa anche alle signore di Rogione che aspettavano, hanno dovuto aspettare un po' di più. Poi ci sono altre persone speciali che voglio ringraziare, e sono le nostre suore, a cui un applauso lo facciamo molto forte, perché suor Claudia, suor Luigina, ma anche suor Emma e suor Anna, con modalità e attenzioni differenti, sono sempre state presenti, sono fatte in mezzo a noi con molta semplicità, con molta discrezione, ma mi hanno permesso davvero di essere sicuro in tante cose, perché loro c'erano, loro erano lì, sempre presenti. E adesso vorrei ringraziare una persona che è sicuramente una persona speciale. Perché? Perché ha preparato questa serata, l'ha un po' coordinata, ha lavorato con la preparazione degli animatori. Un grazie e un applauso speciale ad Ambra. Un grazie che è anche un augurio, che è anche un augurio per il futuro, di buon lavoro. E ora due ultimi ringraziamenti finali, finisco. Sentiamo, ci sono suggerimenti da Lozza, dimmi. Gli animatori. Mm.
E Rebecca. Sì. Allora, due ringraziamenti sono d'obbligo e concludiamo qui. Il primo è ai vostri animatori, è vero. Vi facciamo un applauso. Perché hanno faticato nella preparazione di questo Grest, hanno faticato nella conduzione di questo Grest giorno per giorno, hanno faticato a sopportare me, a sopportare Ambra, a sopportare il caldo, la fatica. Anche per loro un augurio, per voi, che quelle parole che avete sulla maglietta possano diventare ogni giorno più vere, perché in questi giorni una persona, scusate bambini, in questi giorni una persona mi diceva una cosa che fondamentalmente è vera, e mi diceva: ma tu non hai figli tuoi, ed è vero, io non ho figli miei, ma vi assicuro ragazzi che se renderete vera ogni giorno quella frase, anche voi che adesso non avete figli potrete sentire ciascuno di questi bambini e di questi ragazzi figli vostri, fratelli più piccoli, da accompagnare in un viaggio come quello del Grest, ma anche nel viaggio per la vita. E allora davvero auguri di buona strada a ciascuno di voi. E infine il ringraziamento più importante. E il ringraziamento non è per Brian, non è per Rebecca, non è per le persone di spicco che nelle foto sono apparse così, no? Con le foto da profilo. Il ringraziamento è per tutti voi, perché davvero il Grest è fatica, è sudore, è andare a letto tardi la sera, svegliarsi presto la mattina, è fare tanti pasticci che magari non tornano. Tutto quello che ci permette, e in particolar modo mi permette di fare questo, e che me lo ha permesso in queste 3 settimane, sono stati i vostri sguardi, i vostri volti. Vedere volti sorridenti, vedere volti gioiosi, vedere ragazzi che avevano voglia di passare giornate insieme, è la benzina nel motore, no? Ricordate la canzone? È quello che riaccende il motore a ogni giornata. E allora davvero, continuate a mettere questo entusiasmo in tutte le cose che fate. Allora bambini, c'è un ringraziamento speciale da fare a una persona speciale, il nostro prete, un bel applauso! Ultimo Grest in conduzione con noi, speriamo che il tuo cammino vada al meglio e ti facciamo un bocca al lupo e ti accogliamo a braccia aperte quando vuoi tornare. Allora, ovviamente Gianmarco, che è un mio fedelissimo, è stato pagato profumatamente, e stasera siccome è anche in vena, perché è un po' in versione superuomo, allora ha fatto questo ringraziamento di cui ringrazio e ringrazio tutti voi. Però ci sono ancora 2 avvisi, perché il nostro viaggio non finisce qui, o meglio, finisce il viaggio del Grest per di qua e inizia un altro viaggio, non quello del treno che sta partendo, ma quello dei pulmini che sono già carichi. Domani mattina alle 8 dal piazzale della chiesa di San Giuseppe partiranno circa più di 50 ragazzi accompagnati dai loro animatori alla volta di Temù per il campo estivo primo turno. E allora vedete che il nostro viaggio continua e continuerà con il secondo turno e poi con l'esperienza della GMG a Cracovia per i più giovani e con la festa dell'oratorio di settembre, a cui già fin da ora ci diamo appuntamento. Un grazie a tutti e concludiamo insieme, sbaglio, ballando tutti insieme qui davanti l'inno del Grest 2016. È estate, allora per girare a vuoto, fermo sulla moto, dove vai? Di qui, per perdere tempo senza godimento, dove vai? Per
tergiversare per ripassare i compiti delle vacanze e annoiarti seriamente. Dimmi schiettamente dove vai. Per di su quest'estate sia stra mega divertente, allora mollo un po' gli ormeggi e parti per un viaggio insieme a noi. Per divertirsi come i matti, coglierti le quasi nella notte, dimenticare tutto il mare, per districare la matassa, per stare in tutti se la spassa, per dare la scossa senza elettricità, per divorare un bel gelato, per fare un ballo esagerato, per scoprire insieme quel che succederà. Se qualcosa mi trovi tanti amici, ci stancheremo, saremo felici. E ora un gioco carino, prova il cappellino del vicino. Ti prendo. Stai fermo tutto il santo giorno, dove vai? Dove vai? Farrai i sassi dell'ultimo gossip, dove vai? Dove vai? Ma se veramente vuoi che quest'estate sia stra mega strabiliante, allora pronti fatti avanti e balla intensamente insieme a noi. Per divertirsi come i matti, per dilungarsi nella notte, dimenticare tutto, per districare la matassa, per stare con chi se la spassa, per dare la scossa senza elettricità, per divorare un bel gelato, per fare un ballo esagerato, per scoprire insieme quel che succederà. Se qualcosa mi trovi tanti amici, tu mi schiacciaci con un bel cuore. Danno il cappellino come dice la canzone, chiedo se uscendo non scappate, soprattutto i papà magari gli uomini un po' forti ci danno una mano a chiudere le panche e a metterle nell'angolo del capannone. Felices todos.